Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Il bello di investire in azioni da dividendo è che alla fine riesci a trovare sempre delle ottime notizie e in particolar modo stavolta andiamo a vedere quali sono le azioni che hanno recentemente aumentato il dividendo. E mi raccomando, seguitemi fino alla fine perché si tratta di 5 azioni, tra l'altro ad altissima capitalizzazione in gran parte, e che magari sono anche nel portafoglio di alcune di voi. Si tratta, tra l'altro, tutte di aziende che hanno aumentato i dividendi per diversi anni consecutivi. In particolar modo parliamo di Apple, sì, la Big Tech americana, l'azienda più capitalizzata negli Stati Uniti. Ha aumentato il dividendo, pensate, per l'11° anno consecutivo e direi che ha la strada spianata per diventare, magari tra 14 anni, una dividend aristocrat. Il dividendo è piccolino, ovviamente, in proporzione al prezzo dello 0,55%, ma è stato aumentato ancora una volta del 4,35% e negli ultimi 10 anni ha avuto un tasso di crescita del 17%, quindi grandissimi rialzi dei dividendi per Apple. Passiamo poi a un'azienda che è un'azione che è nel mio portafoglio, ovvero Leggett & Platt. 52 anni, 52 anni di aumenti consecutivi dei dividendi. Un dividend yield del 5,60%, infatti il prezzo è abbastanza depresso. In seguito alle discese che ci sono state nel 2022, il dividendo è stato incrementato del 4,55% con un aumento del 4,29% negli ultimi 10 anni, un tasso di aumento ovviamente annualizzato. Parliamo poi di un'azienda che magari non tutti conosceranno. Con 53 anni di aumenti dei dividendi, un dividend yield dell'1,40% MSA Safety. E poi, con 51 anni di aumento dei dividendi, una Dividend King che è sicuramente, magari anche sulle nostre tavole, attraverso i propri prodotti che, commercializza, ovvero Pepsi. Ha aumentato il dividendo, pensate, del 10%, un dividend yield del 2,60% e un tasso annualizzato di crescita dei dividendi del 7,7%. Concludiamo questa carrellata con un'azione di cui ho parlato in uno short che mi piacerebbe andare eventualmente anche a inserire in portafoglio, magari già nel mese di giugno, un dividend yield del 4,92% ai prezzi ai quali sto facendo il video, 36 anni di aumenti consecutivi dei dividendi, il dividendo è stato incrementato del 4,17%, un tasso di crescita annualizzato del dividendo del 7,15%. Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato in questo video degli aumenti dei dividendi di Apple, di Leggett & Platt, di MSA Safety, di Pepsi e di UGI Corporation. Ditemi pure nei commenti se alcune di queste azioni sono nel vostro portafoglio oppure se vi piacerebbe andarle a inserire tra i vostri investimenti. Buon dividendo a tutti, a presto da Lorenzo e ciao!